come Wuster. Sì, lo so, ma da noi la W non c'è, per cui per me V è Wuster. Ma per andare più nello specifico, se avete incontrato nella vostra vita un Frankfurter, saprete di quello che si sta parlando, eh? E se avete incontrato un Weisswuster, ancora meglio. Il problema è di cercarli, come si può dire, biologici, senza chimica, perché allora non vi fanno mappazza, non vi danno quel senso di pienezza, non vi danno quel senso di acidità. No, perché il Frankfurt è fatto per benino e il Weisswuster fatto per benino durano quanto? 30 secondi. Chiamano la birra, anche quella deve essere una birra vera, e lì capirete che anche dai popoli nordici può venire fuori qualcosa di meraviglioso. Nel nostro caso questo me lo fa un amico macellaio di Bolzano. Droga allo stato puro questi Weisswuster, specialmente, credetemi, specialmente se avete il coraggio di farvi una senapa da soli. Perché la senape fatta da soli, ve ne parlerò in un'altra occasione, quando voi inzuppate il Weisswuster sbucciato, perché il Weisswuster va bollito, ma poi non va mangiato come il Frankfurter con la pelle, ma va sbucciato, allora il Frankfurter diventa meraviglioso e il Weisswuster, oh, è un boccale di birra. Viva la Germania, viva l'Alto Adige, viva Bolzano. Salve!